l'audizione informale in videoconferenza dei rappresentanti di Alleanza delle Cooperative, Associazione Nazionale Piccoli Imprenditori, UECOP, Federpesca, Imprese Pesca Coldiretti e Associazione Principesca, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni concernenti iniziative in sede europea a tutela del comparto ittico nazionale. Ricordo che l'audizione sarà svolta anche consentendo, come ho detto, la partecipazione da remoto e sarà trasmessa sul canale web della Camera dei Deputati senza alcuna resocontazione. Teniamo presente, anzi lo dico, alle 9:30 c'è aula, quindi dovrò interrompere per forza la commissione, quindi dovrò contingentare i tempi in modo tale da creare anche un dibattito con i colleghi. Darei per partire 6 minuti ad associazione, poi se ci sono domande, le eventuali repliche, in modo tale che ci sono sei auditi, almeno facciamo 30-35 minuti di interventi, poi un dibattito con i colleghi. Vi chiamerò in ordine di convocazione, chi interviene si presenti cortesemente, in modo tale che anche chi è che segue la diretta può capire a che punto stiamo, chi interviene e qual è l'argomento. Quindi comincerei con l'Alleanza delle Cooperative e darei la parola al Presidente Buonfiglio. Prego. Grazie, grazie Presidente. Grazie per questa audizione su temi scottanti. L'Alleanza delle Cooperative ha già detto e scritto molto su questi temi e sta cercando di capire anche con i colleghi degli altri Stati membri mediterranei, in particolare di Francia e Spagna, come uscire da questo. Dall'attuale impostazione della Commissione europea, la politica comune europea che comunque continua a imporre la riduzione dei giorni di attività. Siamo peraltro reduci da un tavolo pesca che si è tenuto ieri pomeriggio. Ieri pomeriggio c'è stata confermata dalla Direzione Generale della Pesca che la direzione della Commissione non sta mutando di un millimetro. Ci sono richieste anche per il 2022 di riduzioni per il 9% dei giorni rispetto all'anno precedente. Questo porta molti segmenti della flotta ormai a un quantitativo di giorni annui assolutamente insufficienti a garantirne la redditività. Quindi i testi che abbiamo letto delle risoluzioni che ci sono state inviate colgono nel segno delle nostre posizioni, cercando di contrastare, denunciando una politica comune della pesca che evidentemente non tiene in nessun conto la sostenibilità economica e sociale dell'attività. Molte imprese si interrogano ormai se rimanere in porto, se sbarcare gli equipaggi, quindi siamo veramente sulla soglia del disastro sociale della chiusura di molte imprese, in un quadro peraltro che è reso incerto anche da altri elementi. Noi abbiamo appreso con soddisfazione dell'estensione della CISOA al settore della pesca, è sicuramente un passo avanti, ma purtroppo leggiamo che dalla CISOA sono esclusi gli arresti definitivi e temporanei dell'attività, e questo in un quadro in cui si ragiona tutti i giorni su come si può fare a mantenere l'attività delle imprese con un numero di giorni di arresto obbligatorio crescenti, ovviamente non ci fa assolutamente ben sperare sul miglioramento della situazione, perché oltretutto stiamo andando a un aumento dei giorni di fermo senza ammortizzatori sociali, perché quello che ci viene offerto appunto non riguarderebbe i fermi temporanei, che siano obbligatori o volontari, dell'attività di pesca. Noi abbiamo scritto insieme tutte le sigle cooperative, armatoriali e sindacali hanno già scritto al relatore della legge di bilancio al Senato per l'estensione, per recuperare il fermo nell'estensione alla CISO della CISO all'attività di pesca, e speriamo di essere ascoltati, perché questo è uno strumento a questo punto indispensabile. Comunque, tornando alle risoluzioni che ci sono state inviate
Non c'è veramente nulla da dire sui contenuti, li condividiamo integralmente. Il problema è quello di far sentire, di far arrivare questa voce a Bruxelles, dove sono in corso le trattative proprio in questi giorni e nei prossimi giorni continueranno fino al Consiglio dei Ministri di dicembre, che potrebbe segnare un'ulteriore forte penalizzazione, forte eccessiva penalizzazione per moltissime imprese della pesca italiana. Quindi bene queste risoluzioni, le condividiamo integralmente. Occorre fare qualche cosa comunque di urgente, di risolutivo, e per gli strumenti, per gli ammortizzatori sociali a cui facevo cenno prima, e perché nella trattativa, nel dialogo con la Commissione, si riesca a sfondare il muro di gomma che viene opposto dal commissario Sinkevicius a qualsiasi sollecitazione sulla considerazione degli aspetti anche economici e sociali. Purtroppo i dati scientifici degli stock su questo non ci aiutano, perché si continua a registrare una situazione preoccupante, ma anche ieri ci è stato confermato e anche nei giorni scorsi ci sono state riunioni del Consiglio Consultivo del Mediterraneo, ci è stato confermato che in diversi stock stanno mostrando segni di inversione di tendenza, di recupero. Quindi siamo nella giusta direzione. È chiaro che ci occorre tempo, ma la ricetta non può essere soltanto quella della riduzione dei giorni di pesca. Noi abbiamo invocato molti altri tipi di interventi, da misure tecniche alle chiusure, ad altre chiusure spazio-temporali localizzate su pareri scientifici evidentemente adeguati. Esiste in corso, abbiamo in corso una riforma dell'assegnazione dei giorni di pesca per segmento, che potrebbe tramutarsi in un'assegnazione dei giorni di pesca per nave. Insomma, esistono molte altre variabili, molte alternative a quella della semplice riduzione dei giorni di pesca. Noi continuiamo a dire, l'abbiamo detto in tutte le sedi, che questo tipo di terapia, questo tipo di cura da cavallo sta uccidendo il cavallo, e quindi non è una terapia, è semplicemente una condanna a morte. E su questo Grazie. devo essere stato sintetico. Grazie. Grazie mille. Darei la parola a Piero Forte, vicepresidente di Anapi Pesca. Prego, stesso tempo. Buongiorno Presidente, mi ascoltate? Sì. Allora, buongiorno, grazie per l'invito. Vorrei precisare che è stato consegnato un documento da parte del Presidente nazionale di Ancorea ed è sbagliato di questa commissione. Condividiamo totalmente quindi, le risoluzioni presentate dai relatori. Mi scusi, Quindi la sentiamo, la sentiamo malissimo. Non so se è un problema suo di microfono o di rimbombo. forse di rimbombo. Vorrei Può provare a cambiare postazione. Intanto darei la parola a un altro collega, perché se D'accordo. no non la sentiamo. La richiamo dopo. Ah, lei è collegato, ecco perché mi dicono con due account separati, ne spenga uno che forse c'è doppio ritorno. Vediamo. Ha due soggetti con lo stesso nome, quindi immagino che l'audio sia. Allora, giusto per ottimizzare il tempo, passerei la parola, poi lo recuperiamo a Giovanni Lococo di Associazione Principesca. Prego. Buongiorno Presidente, grazie, buongiorno a tutti, grazie per essere auditi. Noi condividiamo in pieno tutto il contenuto che la Commissione riporta in questo testo. Aggiungiamo che ormai siamo arrivati noi praticamente al totale fallimento, alla chiusura totale. Non si trova personale d'imbarco, oltre alle problematiche, alle restrizioni che abbiamo. In queste giornate che ci vengono imposte, 140 circa anni lavorativo, non si può sostenere più l'attività di pesca. Non solo, si parla di dati scientifici, ma quali? Visto che la nostra flotta è stata ridotta oltre il 50% e molte unità non riescono più a uscire in mare,
mancanza di personale. Non si capisce quali dati scientifici si fa riferimento. Una volta che il pesce c'è, anzi, noi notiamo a maggior ragione che le motivazioni spesso che vanno a coinvolgere qualche mancanza periodicamente sono rivolte alle condizioni climatiche. Pensate che noi qua in Sicilia ancora facciamo il bagno, l'acqua è caldissima, cosa che mai è stato in questi anni, e ogni anno si va sempre a peggiorare. Che dire, in riferimento al rinnovo della flotta, ogni volta si fanno dei bandi dove il pescatore non può accedere, chi deve rinnovare, con quali condizioni, non ci sono soldi. Il pescatore non riesce nemmeno a mantenere più le spese del gasolio. Io direi di fare qualche demolizione, non il rinnovo, perché, signori miei, qua le barche non si possono mantenere più, i pescherecci, i costi aumentano, i cantieri navali, cioè è impossibile più portare un cantiere periodicamente, un peschereccio in un cantiere navale per fare lavori. Non si trova personale. E i nostri pescatori ormai si cambiano con dei pescatori provenienti da paesi extracomunitari e non pescatori italiani. Finendo i nostri pescatori cinquantenni, ormai hanno preso tradizionalmente il lavoro e l'arte della pesca, i giovani non imparano. Finendo queste persone, non si sa più la nostra flotta che fine farà. È un allarme non solo in riferimento alle giornate restrittive, ma anche la situazione attuale che c'è nel mondo del nostro settore pesca è veramente ridicola. I costi del gasolio, la concorrenza che arriva dal prodotto estero. Il nostro pescato oggi c'è, è abbondante, ma riduciamo sempre giornate lavorative. Dove andiamo a finire? I controlli. Sentiamo che si costruiscono navi della Guardia Costiera per fare ancora controlli sulla pesca. Ma dove dobbiamo arrivare? Ormai la nostra situazione è insostenibile. Questo è un grido di allarme a prescindere dalle giornate di restrizioni. Cari signori, qua siamo in totale fallimento, in totale chiusura. Se andiamo di questo passo, dal 1997 ad oggi, che sentiamo sempre le stesse cose e non si fa altro che togliere, chiudere e distruggere un settore. Poi ci ritroviamo i paesi rivieraschi con le unità tunisine addirittura che lavorano all'interno delle nostre acque territoriali, come è successo qualche mese fa a Motopesca Karim, dove lavorava all'interno delle acque delle 12 miglia di Pantelleria, ma come anche a Lampione di Lampedusa. Cioè, ormai non sappiamo più da dove prendere, cari signori. Condividiamo in pieno tutto il contenuto e la crudele e triste realtà, aggiungiamo di prendere una posizione per far sì che chi non riesce più a mantenere le unità, visto che ho questa chiusura dei GSA da parte del Ministero anche nel trasferimento delle unità, se li dobbiamo vendere, c'è un mercato chiuso. Io dalla GSA 10 non posso trasferire la mia unità nella GSA 17. Non si libera per esempio un posto, come sia anche nel nulla osta. Il regolamento comunitario questo non lo prevede. Questo va fatto solo per mano del Ministero. Non si capisce il Ministero ad oggi che ruolo ha nella pesca. Se accelerare la nostra discussione è quello che sta continuando a fare con un direttore, non si capisce. I GSA, se noi dobbiamo andare a lavorare in un'altra GSA, non possiamo andare a lavorare. Cioè assurdo, un'assurdità totale. Non si riesce a spiegare come mai avviene questo tramite decreti ministeriali. C'è un mercato fermo, non si possono trasferire unità da un compartimento di una GSA a un altro compartimento marittimo. Ma nessun regolamento comunitario prevede questo. Spero che si prenda posizione e anche nel fare fermo di pesca obbligatorio, di dare un input con una data precisa dalle alle, tutto in un periodo. Non c'è motivazione di fare un fermo pesca obbligatorio dando un'elasticità di 3 mesi, come è successo quest'anno in Sicilia, che puoi fermare dal 1 agosto al 31 dicembre. Cioè, non ha senso. Può A arrivare a che si vuole conclusione? arrivare?
Comunque vi ringrazio, spero che prendete dei seri provvedimenti nell'aiutare i pescatori perché siamo in una situazione veramente disastrosa. Grazie. Bene, passiamo, recuperiamo il vicepresidente Forte, a cui do subito la parola. Prego. Ora non la sentiamo, guardi il microfono. Al dispositivo spento. Adesso? Perfetto. Grazie, buongiorno Presidente dell'invito, buongiorno a tutti i colleghi. Vorrei ricordare che il nostro Presidente Corea ha depositato un documento delle osservazioni inviate in Commissione. Detto ciò, apprezziamo integralmente le risoluzioni presentate dai relatori. Sicuramente sono condivisibili e contengono molti elementi che favore e quindi del settore. Però vorrei ricordare anche che le criticità sono tante, gli aspetti problematici gravi che hanno peggiorato lo stato della pesca in Italia si sono aggravate, ancora di più negli ultimi 2 anni con l'effetto pandemia. Vorrei anche ricordare che bisogna di sicuro adottare nuove iniziative, strategie e metodologie nel complesso del sistema e di tutto il comparto ittico. Così come non vanno, perché sicuramente le situazioni si aggravano e l'aspetto economico negativo incide ancora di più nel settore, nel ceto peschereccio. Ho l'impressione che si dia troppa attenzione all'aspetto ambientalista, piuttosto che all'aspetto economico del settore. E questo non mi sembra rispettoso nei confronti del duro lavoro, che esercitano i pescatori nella propria attività. Vorrei anche ricordare che c'è una lungaggine burocratica per avere accesso a quei compensi economici, che fra l'altro irrisori. Basta ricordare che l'indennità di fermo obbligatorio ai lavoratori marittimi del fermo allo strascico risulta 30 euro giornaliere. Mi sembra veramente una cifra irrisoria e mancanza proprio di attenzione nei confronti del settore. Questi compensi del fermo obbligatorio arrivano dopo ben 10 mesi, quindi vorrei ricordare che sono tanti gli aspetti che bisogna porre un po' di riordino in tutto il settore, velocizzare al massimo gli aspetti economici, che siano aumentati i sostegni in maniera considerevole e rispettosa di questo lavoro. Vorrei dire anche che bisogna evitare di avere delle sospensioni di pesca improvvise dall'oggi al domani, che sicuramente creano ancora più disagio e difficoltà al ceto peschereccio, agli operatori di tutto il settore e della filiera. Bisogna programmare, bisogna pianificare sicuramente queste sospensioni in tempi giusti, in modo tale di dare la possibilità al ceto peschereccio e a tutta la filiera di organizzarsi. Ormai sappiamo tutti che si sono ridotti a circa 140 giorni lavorativi per quanto riguarda lo strascico, e quindi questo pone ulteriori problemi e gravità. Vorrei precisare che credo che lo Stato italiano debba pretendere dall'Unione Europea delle documentazioni scientifiche corrette, precise, che siano pubblicate da tutti questi enti, come anche lo ha richiesto la Spagna o altri paesi europei. Credo che alcuni regolamenti europei vadano modificati. E quindi bisogna attivarsi, credo che la politica italiana a livello europeo bisogna che ci si attivi per far sì che alcuni regolamenti che riteniamo non siano equi, per noi, soprattutto per l'Italia, che siano modificati di sicuro, anche se ritengo che è un processo molto lungo modificare un regolamento europeo. Quindi a monte bisogna intervenire prima che i regolamenti europei siano attuati, al fine di porre le giuste correzioni prima che vengano emanati.
Si parla in qualche risoluzione, credo in quella di Caretta, sì, Caretta di ambiente, di tutela, ma vorrei anche ricordare che le mancanze delle isole ecologiche nella portualità e nei punti di sbarco sono un punto importante, perché è inutile parlare di ambiente, di rifiuti. E di organizzazione in tal senso, se poi manca proprio l'organizzazione e mancano tantissime isole ecologiche, sono pochi i comuni che o le portualità che sono dotati di questo aspetto. Poi la vetustità delle imbarcazioni, che viene richiamata più volte in qualche risoluzione, anche quella della Ricaretta. Sì, vero è che abbiamo una flotta peschereccia vetusta, datata, che bisogna accedere quindi ad ammodernare, ma è pur vero che quando c'è la programmazione europea, adesso avremo il PEAMPA, per arrivare a compimento di un progetto, di una pratica di ammodernamento o di altre attrezzature, passano almeno 2 anni. Cioè, questo vorrei ricordare che la burocrazia che Può arrivare a conclusione, per favore? Sì, esatto. Vorrei dire che sono tante le dinamiche e le problematiche che affliggono il settore della pesca. Oltre a quell'aspetto importante economico, bisogna attivarsi in un riordino complessivo di tutto il comparto. Grazie. Grazie a lei. Andiamo da UECOP con Daniela Borriello. Prego. Sì, buongiorno Presidente, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Ma anche noi innanzitutto diciamo che condividiamo, ho già sentito anche elementi dai colleghi che volevo evidenziare, ma sarò sintetica. Innanzitutto sulle risoluzioni, entrando nel merito delle risoluzioni, sicuramente le condividiamo. Anche le premesse hanno evidenziato bene la situazione che il settore sta vivendo e soprattutto l'ultimo anno, cioè quest'anno, l'estate scorsa, quando ci siamo trovati al 14 di agosto a dover interrompere, dover obbligare, diciamo, i nostri pescatori ad interrompere le attività di pesca appunto dall'oggi al domani. Sappiamo bene gli interventi, soprattutto parlo anche della regione in cui mi trovo, quindi la Liguria, che ha attivato un'azione forte per appunto cercare di far sì che i nostri pescatori potessero continuare ad operare, e quindi c'è stato questo rimando. Le risoluzioni poi nelle proposte, negli impegni richiesti al governo ovviamente sono condivisibili. Ma quello che soprattutto si richiede, e penso che sia importante, è innanzitutto non intervenire sempre a posteriori e comunque cercare di metterci così delle pezze, diciamo così, nel momento in cui ci arrivano le norme e le imposizioni dall'Europa, ma bisogna lavorare a monte. E viene evidenziato anche nella risoluzione dell'onorevole Viviani, devo dire, dove si richiede proprio un impegno ad intervenire a monte sui regolamenti comunitari, e lì dobbiamo farci sentire di più, dobbiamo essere più forti, dobbiamo capire se la volontà del nostro governo e del nostro paese Italia è quello di far sì che il settore possa continuare ad operare, oppure no, perché fondamentalmente da sola l'Italia intanto non può far molto, deve collaborare con gli altri paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo, ma nel merito e soprattutto con grande forza, con grande determinazione e facendosi sentire. Abbiamo 8.000 chilometri di costa, abbiamo un ceto peschereccio importante dal punto di vista soprattutto qualitativo, anche se numericamente magari non è elevatissimo rispetto ad altri paesi, però dobbiamo capire, soprattutto, e questo che penso che sia l'impegno che chiediamo, soprattutto noi ovviamente come associazioni, al nostro governo, se appunto la volontà è quella di far sì che il settore possa andare avanti o debba veramente chiudere, perché ormai con tutte queste restrizioni e con queste diminuzioni di giornate di attività di pesca, l'attività diventa proprio antieconomica. E vorrei anche vedere in quale altro settore venga impedito proprio al
al lavoratore di poter svolgere la propria attività. A un altro elemento importante che volevo evidenziare, oltre all'intervento a monte, è anche la ricerca scientifica e i dati scientifici. Spesso le norme e le decisioni vengono prese su dati scientifici che sono magari vecchi di un paio d'anni, e in 2 anni nei nostri mari le situazioni cambiano sicuramente, sono cambiate sicuramente. Quindi nel momento in cui ci si basa su dei dati scientifici, anche la ricerca scientifica deve essere sostenuta ed essere al passo con la reale situazione dell'ecosistema marino in generale. Quindi niente, sulle risoluzioni, torno a ripetere, c'è condivisione, però il nostro governo, il nostro Stato deve essere più forte e farsi sentire, e soprattutto appunto per tutelare tutti i nostri pescatori. Grazie mille. Grazie a lei. Andiamo da Federpesca con Francesca Biondo. Prego, direttore. Grazie, buongiorno Presidente, buongiorno a tutti, grazie di questo invito. Cercherò di essere breve perché condivido la maggior parte delle cose che hanno approfondito i colleghi e vado, diciamo, direttamente ad una riflessione complessiva delle due risoluzioni che abbiamo visto essere molto simili, e per questo voglio dire che auspichiamo anche, diciamo, un voto e un impegno unanime di tutta la Commissione e poi di tutto l'arco parlamentare. Perché all'interno delle due risoluzioni sono citate una serie di problematiche del nostro settore, ed è importante quindi che la Commissione competente se ne occupi e se ne preoccupi, in particolar modo rispetto al fatto che, appunto, come è stato detto in precedenza, noi abbiamo un segmento della flotta peschereccia italiana, che poi è anche quella che in questi anni, anche durante il periodo della pandemia, ha dimostrato di essere il segmento di flotta che più di tutti ha garantito, anche, diciamo, è stato un anello fondamentale di tutto il sistema alimentare italiano, che ha contribuito all'approvvigionamento alimentare dei mercati e che è garantito da pescherecci che operano prevalentemente, diciamo, con classi di stazza superiore ai 10 GT. Ed è un segmento che in questi anni ha sofferto moltissimo, soprattutto per alcune caratteristiche di cui nel nostro paese in realtà noi dobbiamo essere orgogliosi, perché si tratta di un segmento di flotta che è affidato ad un contratto collettivo nazionale di riferimento del settore, che garantisce, diciamo, una serie di tutele ai marittimi imbarcati, perché è caratterizzato da un lavoro dipendente con un contratto alla parte, con un salario minimo monetario garantito, con un lavoro regolare, con transazioni formali, però, appunto, che dicevo, è un settore che manifesta sofferenza da molto tempo per alcune delle ragioni che sono riportate all'interno della risoluzione, e che sono dal punto di vista giuridico il fatto che, come è stato ricordato, la nostra flotta opera al di fuori delle acque, per lo più, diciamo, al di fuori delle acque nazionali, e che quindi è esposta alla concorrenza di altre flotte. E quindi, come è stato detto, diciamo, la regolazione dello sforzo di pesca e la protezione dell'ecosistema marino, diciamo, a livello unilaterale rischia di risultare inutile dal punto di vista ambientale, ma anche di creare un dumping sociale ed economico alle nostre imprese, che sono sottoposte appunto a questo tipo di concorrenza sleale di flotte che, come ben sapete, perché ne abbiamo parlato anche in altre occasioni in questa commissione, diciamo, non sono sottoposte alla nostra stessa regolamentazione. E quindi questo, diciamo, è un primo problema di cui è necessario occuparsi, perché se no, appunto, prima si parlava di dati, e questi dati rischiano di non migliorare mai, perché mentre le flotte italiane continuano a fare, diciamo, uno sforzo in termini di rispetto delle regole, riduzione dello sforzo di pesca, nel frattempo il mare, non avendo confini, viene, diciamo, aggredito da altre flotte che quindi vanificano i nostri sforzi. E dall'altro lato c'è un tema, diciamo, di riduzione delle giornate di pesca che tutti noi conosciamo, diciamo, che in questi anni sono state molto ridotte, che insieme alla rigidità del calendario, alle condizioni meteo marine avverse, ha ridotto
grandemente i margini di redditività delle imprese ai limiti della sostenibilità delle stesse. Quindi da questo punto di vista, diciamo, quello che è stato anche detto dai miei colleghi è che il nostro settore da anni si sta impegnando dal punto di vista della tutela dell'ambiente, ma appunto la sostenibilità, per essere tale, deve essere anche una sostenibilità economica e sociale. E allora ci piacerebbe parlare forse di una maggiore ragionevolezza ambientale, diciamo, per garantire un equilibrio tra questi tre pilastri. E per questo motivo, condividendo quello che appunto avete riportato in queste risoluzioni, io credo che mi permetto di dire che il lavoro del Parlamento, soprattutto nelle prossime settimane, debba andare in due direzioni che possono garantire un po' di ossigeno al nostro settore. Da una parte, come tutti voi sapete, l'articolo 74 della legge di bilancio finalmente estende al settore della pesca l'ammortizzatore sociale della CISO agricola, e noi abbiamo chiesto a più riprese, anche unitariamente con i colleghi, di modificare questo articolo, perché attualmente non sono inserite tra le causali per le quali si potrà beneficiare di questo strumento di ammortizzatore sociale anche i periodi di fermo biologico continuativo e non continuativo, e in questo modo rischiamo che una grande rivoluzione per questo settore diventi poi sostanzialmente uno strumento non utilizzabile dalle imprese. Quindi quello che noi vi chiediamo nelle prossime settimane è di aiutarci per modificare quell'articolo e a inserire, a invarianza di risorse oltretutto, tra le causali anche le giornate di fermo biologico continuativo e non. E l'altro tema che ci sta molto a cuore è che, come tutti noi sappiamo, il 12 e il 13 dicembre è previsto il Consiglio europeo dei ministri della pesca, in cui l'Italia ovviamente sarà presente e dovrà trattare su, diciamo, la riduzione dello sforzo di pesca per il 2022. La direzione che, diciamo, noi abbiamo davanti è una direzione esasperante e che rischia di far chiudere moltissime imprese nel nostro paese, e quindi è importante un'azione di governo supportata dal Parlamento che faccia sì che si riesca quanto più possibile a calmierare degli effetti che possono essere effettivamente devastanti. Quindi vi ringrazio e vi auguro buon lavoro per le prossime settimane, che non saranno semplici. Grazie. Andiamo dall'ultimo audito, Imprese Pesca Col Diretti, Tonino Giardini. Prego, Presidente. Lo vedo collegato, ma non lo sento. C'è qualche problema? Eccomi, non mi si accende il video, adesso cercherò di... Va bene lo stesso, anche senza video. Allora, Presidente, grazie anche ai parlamentari presenti in commissione. Anche noi condividiamo appieno le tre risoluzioni presentateci, la 686, la 726 e la 743. Penso che tutti questi documenti devono avere il nostro applauso, e su questo abbiamo predisposto un documento che consegneremo appena finita l'audizione, che io provvederò ora a leggere. Nell'ambito della politica della pesca sono stati predisposti appositi strumenti per la gestione e conservazione delle risorse ittiche, che tengono in particolare considerazione la tutela degli stock e delle habitat marini, ma dobbiamo prendere atto che quasi nulla è stato fatto per la tutela degli operatori della pesca, purtroppo abbandonati al loro destino. I piani pluriennali hanno in maniera evidente un solo obiettivo, quello del raggiungimento del rendimento massimo sostenibile, oltre alle indicazioni relative ai tempi della sua attuazione, non ponendo a nostro giudizio la debita attenzione sulla tenuta dell'economia e sulla tenuta del territorio. L'Unione Europea stabilisce limiti di catture e limiti di tempo per il raggiungimento degli obiettivi relativamente ad un numero significativo di stock ittici, limiti gestiti tramite TAC oppure con delimitazioni delle giornate e con le possibilità di pesca, cioè tramite specifiche autorizzazioni. Sono chiaramente evidenti le carenze di sostenibilità economica delle imprese e dei lavoratori, il cui salario segue l'andamento del reddito d'impresa, né tantomeno pone la dovuta attenzione sulla sostenibilità sociale circa la tenuta del territorio, le cui economie si intrecciano con quelle della pesca, determinando la crescita o la decrescita economica di vaste aree costiere.
Va detto, è chiaro che in maniera precisa e puntuale, che comunque è necessario tutelare i nostri, è necessario tutelare i nostri mari, in particolare il più ampio bacino mediterraneo. Ma questo a condizione che regola la sostenibilità economica, che si basa sulla capacità di produrre. Si eviterà così il rischio di chiudere questo comparto produttivo in evidente declino a causa della progressiva riduzione dei tempi di pesca e riduzioni proposte dal CGPM e dalla Commissione, a volte su base di stock assessment predisposti con tempistiche non coerenti con le distanze di applicazione. I provvedimenti della Commissione limitano la effettiva operatività dei segmenti di punta della nostra flotta. Lo dicevano anche alcuni colleghi prima, ad esempio le barche operanti con traino demersale, quelle di un certo tonnellaggio in areali strategici come l'Adriatico, il Tirreno, il Canale di Sicilia, limitano ad un numero di giornate al di sotto del punto di pareggio economico. Un sistema produttivo che non può reggere tali cali di fatturato partendo già da una situazione di sostenibilità del comparto da oltre 20 anni. Crisi dovute a cause strutturali della flotta, a cause del lavoro e del mercato. Una flotta che negli ultimi anni ha perso il 35% del naviglio, una flotta che ha un'età media di 36 anni con punte che superano i 60 anni, sulle quali non si potrà certamente realizzare una pesca 4.0 con l'inserimento di tecnologia avanzata. Una flotta che non fa utili e non ha sostegni in grado di aiutare il rinnovamento delle unità da pesca, la costruzione di nuove barche più efficienti per costi produttivi, per sicurezza e per minor tasso di inquinamento. Una manodopera con un'età media superiore ai 50 anni e scarso ricambio generazionale. Una manodopera che lavora su barche vecchie in un segmento economico a massimo rischio di infortuni, come da dati INAIL. Una manodopera che negli ultimi 30 anni ha visto calare l'occupazione di 18.000 posti di lavoro, nonostante un contratto alla parte che è all'avanguardia. Questo denota che il sistema non fa più reddito. Una manodopera senza ammortizzatori sociali ordinari, si parlava ora e auspichiamo tutti che l'iter della CISOA possa arrivare a buon fine, con le condizioni testé dette dai miei colleghi. Quindi senza ammortizzatori ordinari ed anche un welfare capace di sostenere i vuoti lavorativi, il cui costo ricade interamente sulle imprese, le quali hanno come unico scarico dei costi attualmente il disarmo della nave. In materia di mercato, dove alle costanti riduzioni hanno fatto da contraltare importazioni che hanno quasi raggiunto l'80%, un mercato dove i prezzi della produzione calmierati dalle importazioni negli ultimi 30 anni sono rimasti stabili a confronto di un aumento di costi di produzione nello stesso periodo del 280%. Un mercato dove i prodotti ittici di produzione nazionale messi nel mercato nelle forme di freschissimo tal quale sono incapaci di garantire il prezzo remunerativo. Ed un mercato che ha effetti, che ha subito effetti e che ha causato perdite importanti per le produzioni in venduto, in particolare Può arrivare a nell'acquacoltura. conclusione, per favore? Sì, mi scuso, ma il documento è un po' più lungo. Comunque ce lo invierà, ma però se no non posso ho tempo per fare il dibattito. Va bene. Concludo con questo e riporto sempre quanto indicato e quanto riportato sul documento, che per tutte queste ragioni sono a nostro giudizio condivisibili, sono condivisibili tutte le risoluzioni. Sto cercando di fare una sintesi, mi scusi. In particolare nel rivedere in sede comunitaria gli obiettivi e i piani pluriennali alla luce dell'accesso più rapido ai dati degli stock assessment, ad adottare iniziative per l'ammortizzazione degli strumenti di gestione nazionale e comunitaria, ad adottare misure ordinarie di welfare a sostegno del lavoro per sopperire le continue interruzioni dell'attività di pesca con le riduzioni delle giornate, a promuovere l'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici e infine quelle iniziative tese al rilancio del consumo dei prodotti ittici italiani attraverso gli accordi di filiera. Grazie.
Bene, grazie. Allora rompo il ghiaccio io. Intanto ringrazio gli auditi, l'attenzione, credo che questa commissione, anche in questo periodo, e anche il governo dato alla pesca, credo che sia significativa. E il tema primo della CISO credo che sia stato un risultato sicuramente importante, la richiesta giusta e legittima e condivisibile di diciamo, rendere diciamo, stabile sia il fermo pesca volontario obbligatorio è una partita che ce la dobbiamo giocare, però non è che non costa nulla, almeno per il 2022 è quantificata in 19 milioni di euro. Quindi l'estensione vedrà ovviamente necessità di risorse. Sapete che questa legge di bilancio è un po' stretta, ma l'impegno da parte di tutti credo che non mancherà su tale ambito, visto che da più parti è stato segnalato, mi permettevo di dare questa puntualizzazione. L'altro tema invece sulla riduzione delle giornate di pesca è un tema attuale, molto dibattuto, la paura il timore molto reale del rischio di smettere di pescare, perché poi se non c'è reddito non si può chiedere null'altro. È un tema che però pone anche una riflessione, di forse pensare a un modello nuovo, perché se no, se questa è la linea, che è l'unico strumento per preservare gli stock ittici con dati anche talvolta non puntuali, è stato più volte segnalato, ovviamente poi chiederò conferma e anzi se sbaglio qualcosa vi chiedo di correggermi perché è utile al nostro lavoro, e forse ripensare a delle quote, possiamo pensare a delle quote su specie bersaglio, così evitiamo anche al di là dei tempi di fermo biologico di caricare, diciamo, la pesca su una specie tutti insieme anche per creare squilibri di mercato. Quindi non so se tra di voi c'è una riflessione su questo punto. Insomma, io ora ho finito, lascio la parola al collega Viviani che ha chiesto di intervenire. Prego. Grazie Presidente, velocissimo, una piccola considerazione anche sulla CISOA e sull'auspicio che naturalmente si riesca a mettere tutti insieme anche il discorso del fermo biologico e quindi unire questi due capitoli della legge di bilancio perché si avrebbe sicuramente più velocità nell'erogazione dei contributi che sappiamo che è sempre lunga e tortuosa. Su altri, io penso che questa Commissione in questa legislatura abbia avuto l'onere, l'onore di portare un po' più alla ribalta i temi della pesca, però il passaggio, secondo me, che Commissione, anche in vista del panorama che si sta instaurando dal punto di vista europeo e internazionale, è quello di addentrarsi all'interno degli argomenti in maniera anche un po' più approfondita. Questa risoluzione, secondo me, dà delle risposte da questi punti di vista, anche perché si affronta proprio un tema, quello della riduzione delle giornate di pesca. Ricordiamoci sempre che stanno diventando talmente poche che non permettono la sostenibilità economica. E ricordiamoci, anche per il tema della CISOA, che siamo legati al partita. Ok, scusate. E quindi c'è tutto il tema anche della tassazione, che comunque è spalmata su 365 giorni, quindi ci ritroviamo le marinerie che devono lavorare magari la metà delle giornate, anche meno della metà delle giornate durante l'anno, ma hanno la tassazione che invece è svolta dal punto di vista contributivo su 365 giorni. Ora, il ruolo però che secondo me dovrebbe avere questa commissione nel dettaglio è proprio quello, oltre di stimolare il governo, capire da dove può uscire la scintilla. Io mi ricollego anche a quello che ha detto prima il Presidente Gallinella. Noi viviamo in una situazione in cui per limitare lo sforzo di pesca facciamo solamente una cosa, facciamo da una parte morire di vecchiaia le marinerie e dall'altra parte abbassiamo le giornate di lavoro in mare. Quindi, sinceramente, che si chiamino quote o si chiamino in un'altra maniera o trovare un altro sistema, bisogna riuscire a uscire da questo vicolo cieco che non permette neanche, fatemi dire, poi di liberare degli investimenti sul settore della pesca. È l'unico settore. Mentre un'azienda in terra può comprare, e ora mi stoppo, Presidente, faccio l'ultima considerazione, può comprare un tornio con i soldi europei, noi ci ritroviamo nella situazione in cui le attrezzature per il mondo della pesca non possono essere comprate molte volte perché naturalmente si va a incrementare lo sforzo. Allora, dobbiamo riuscire a uscire da questo vicolo cieco e secondo me l'Italia, con le sue competenze, con le sue regioni, con i suoi amministratori locali, con le sue competenze scientifiche, deve e de deve avere la possibilità di metterle a sistema. E infatti, questa è la domanda che faccio agli auditi, è questo.
Da dove facciamo partire la scintilla? Abbiamo visto che i piani di gestione in tante realtà regionali virtuose hanno portato dei risultati inaspettati. Parlo di Rosseto, di Bianchetto, però su sistemi naturalmente come in questo caso lo strascico, dove parliamo di situazioni interregionali, dobbiamo capire come mettere a sistema, da chi deve partire la scintilla. Questa è la cosa importante, anche perché di fronte, e qua concludo veramente perché vedo il Presidente che mi sta guardando in cagnesco. Abbiamo la Commissione europea che ha ultimamente dato 35 raccomandazioni, esautorando completamente il potere del Parlamento europeo. Quindi ci ritroviamo da una parte si bypassa qualsiasi tipo di dibattito a livello democratico, fatemi dire, quindi dobbiamo cercare anche di controbattere da un punto di vista, democraticamente parlando, col Parlamento italiano, nelle nostre competenze, cercare di portare a casa il risultato, perché dall'altra parte, anche dove non si trova la quadra a livello europeo, si va a bypassare il Parlamento completamente, mettendo dei regolamenti che arrivano direttamente alla Commissione. Grazie. Benedetti e poi incerti, prego. Sì, intanto ringrazio gli auditi per gli spunti forniti. Tuttavia, io vorrei, diciamo, che partissimo tutti da alcune considerazioni. Il fatto che si parli di problematiche ambientali che influiscono sulle risorse della pesca non è un motivo per cui poi eventualmente poter continuare a pescare come si è sempre fatto. Anzi, di fatto l'impatto ambientale sulle risorse ittiche è un elemento in più da considerare per cambiare il modo in cui abbiamo pescato fino adesso. Già la scorsa legislatura avevo posto l'accento sull'importanza di un'unione tra ricerca e pesca, proprio perché l'attività ittica deve coordinarsi con una risorsa che ha diciamo delle regole proprie, è in un ecosistema, è in un sistema biologico, quindi non può essere una risorsa trattata come se fosse una fabbrica. Quindi io vorrei che tutti quanti avessimo ben presente questo aspetto. Detto questo, certo, è giusto, credo che sia giusto lavorare su tutte le soluzioni possibili per aiutare la pesca in questa fase di transizione, però bisogna appunto dare per assodato che il passaggio ci deve essere e non sarà sicuramente semplice per tutti, ecco. Da parte mia le risoluzioni, diciamo, in linea generale trovano un accordo. È chiaro che ci sono alcune cose che saranno abbastanza difficili, ad esempio anche diciamo, il coordinarsi con tutti i paesi che non appartengono all'Unione Europea e che però intervengono sulle risorse ittiche del Mediterraneo. Quello secondo me sarà un percorso abbastanza difficile, ma è assolutamente necessario perché altrimenti appunto poi quello che facciamo qui dal punto di vista dell'ambiente rischia di venire vanificato, questo assolutamente sì. Bene, collega Incerti. Sì, buongiorno a tutti, velocemente perché so che ho pochissimo tempo e d'altronde i colleghi che mi hanno preceduto hanno già puntualizzato molti punti su cui mi trovo d'accordo. Semplicemente naturalmente per ringraziare gli auditi anche per queste sollecitazioni che da mesi, insomma, sono molto importanti per costruire un quadro proprio complessivo delle problematiche della pesca. Io credo che la nostra azione, anche con piccoli passaggi, insomma, il passaggio della CISO è stato un passaggio complicato, ma insomma in qualche modo un primo passo è stato fatto e cercheremo tutti gli sforzi possibili per costruire, diciamo, qualche altro passaggio nella legge di bilancio, pur sapendo che insomma le difficoltà sono molte. Le risoluzioni credo che abbiano tenuto insieme la necessità di salvaguardare l'ambiente marino, ma con la necessità di garantire redditività e sostenibilità anche dal punto di vista economico. L'azione che possiamo fare di sollecitazione anche rispetto a chi lavora nella comunità europea, tuttavia, credo che servono ulteriori sforzi, ci sono anche dei finanziamenti e delle possibilità nel campo della ricerca, dell'innovazione, anche di tutta la sistema gestionale della pesca, maggiore attenzione appunto a strumenti mutualistici anche per sopperire a momenti di difficoltà, l'azione che possiamo svolgere rispetto al governo e a coloro che
stanno i nostri colleghi e la comunità europea anche per cercare, insomma, di velocizzare qualche procedimento e qualche cambio all'interno della comunità. Mi fermo qua perché so che non ho più tempo. Grazie. Bene. Grazie. Abbiamo 2 minuti per le eventuali repliche. Ricominciamo da Alleanza delle Cooperative. Prego. Sì, grazie Presidente. Intervengo io, Gilberto Ferrari, Alleanza Cooperative. 20 secondi. Abbiamo questo quadro europeo di riferimento nel quale dobbiamo muoverci e il quadro è questo, sono maglie molto strette, quindi si va verso una riduzione, abbiamo detto, dei giorni di pesca e lo scenario è ovviamente in forte divenire, da qui a metà dicembre avremo sicuramente un balletto con numeri, però lo scenario non cambierà. Sì, si può sperimentare per esempio anche cose diverse, il TAC, la Commissione Europea ha già lanciato, messo sul tavolo anche questo elemento sui gamberi di profondità, è una cosa sulla quale bisogna cominciare a familiarizzare, ma le nostre marinerie ancora non sono pronte. Quando parliamo di TAC in alcune zone del paese si chiudono le vene e scattano le reazioni allergiche le più forti. Il TAC è una cosa che si può anche cominciare, come dire, ad immaginare, ma è necessario comunque che la CISOA sia compiuta come riforma. Presidente, noi in questo momento abbiamo soltanto una cosa di certo, cioè l'aumento del costo del lavoro perché la CISOA diventa un prelievo fisso mensile per tutta la flotta italiana, piccola pesca, grande pesca. Nel momento in cui questo strumento però non si può applicare per lo strascico, perché di questo stiamo parlando adesso, è uno strumento che comunque continua a non riguardarci, quindi va bene parlare di sostegno, ma il sostegno non c'è. Perché comunque misure estemporanee come il fermo di 30 euro, che significa il 60% della retribuzione rapportato a quelli che sono gli strumenti di cassa integrazione, non è sufficiente. E nel 2022 abbiamo la sola garanzia che avremo questa copertura. Quindi dobbiamo sforzarci per portarlo dentro il sistema CISOA, perché altrimenti non stiamo parlando comunque, ci stiamo parlando addosso senza grandi risultati. La riduzione della flotta c'è. Tutto questo c'è, gli stock stanno reagendo, ma stanno reagendo con una tempistica che non è quella che serve alle marinerie, perché stiamo reagendo molto male noi, peggio noi degli stock, migliorano gli stock più lentamente di quanto decresce la flotta, quindi questa è una situazione molto grave. Dobbiamo lavorare molto in questo periodo, dobbiamo sostenere l'azione del governo in Europa e dobbiamo anche immaginare una nuova politica della pesca. A Catania gli Stati Generali hanno avviato una riflessione. È un percorso comunque che comincia adesso, abbiamo una necessità di portarlo avanti con il sostegno di tutte le forze politiche, il governo e chiaramente anche il sistema pesca che mi pare molto compatto in questo momento e questa è una cosa molto bella per questa mattina. Grazie. Bene, grazie. Anapi, accenda il microfono perché sennò non la sentiamo. Sì, grazie Presidente. Sì, condivido quello che pienamente quello che ha appena detto Gilberto Ferrari. Senza dubbio, se cosa parliamo se non ci sono adeguati sostegni e soprattutto importanti sostegni economici allo strascico di cui si sta parlando per adeguarlo. E quindi ritengo che l'aspetto complessivo economico debba essere dignitoso, robusto nei confronti del ceto peschereccio e dare avvio a un vero e proprio generale riordino di tutto il comparto. Grazie. Bene, grazie. Vuole aggiungere qualcosa il Presidente Lococo? Io direi che noi pescatori chiediamo di lavorare. Delle multe che ci viene riconosciuta e quello che noi facciamo per effettivare tutto che ci viene riconosciuto dopo 2 anni per una semplice sanzione, forse ci viene spesso per l'anomalia. La sentiamo veramente male, guardi, semmai la recuperiamo tra un minuto, magari si trovi in una posizione più comoda, poi non la vediamo. Allora andiamo da Wecop, prego. Sì, buongiorno, solo 2 battute veloci rispetto alle sollecitazioni degli onorevoli. Da che deve partire la scintilla? Chiedeva l'onorevole Viviani. Sicuramente dalla base. La base ha proposto e propone nel tempo diciamo possibilità di soluzioni o possibilità di attività che però forse devono essere un po' più ascoltate, anche se è difficile mettere insieme tante
tipologie di, diciamo, di attività, tante esigenze diverse. Abbiamo una situazione a livello nazionale di marinerie molto diverse, peculiarità difficili da, diciamo, da far convergere, e quindi sicuro che è difficile mettere insieme delle soluzioni che possono andare bene per tutti. Però le proposte fatte anche negli anni spesso si sono scontrate con dei muri di gomma. Quindi se la base, se quindi le soluzioni cosiddette bottom up dovrebbero esserci, ma dovrebbe essere data la possibilità di concretizzarle. Un altro elemento sull'impatto ambientale, quindi sicuramente il non poter lasciare continuare a pescare come era stato in passato, però evidenziamo un attimo l'elemento che le problematiche che affrontano i nostri mari dal punto di vista ambientale non sono dovuti sempre soltanto allo sforzo di pesca, ma come ci dicono i nostri pescatori, voglio dire, i nostri mari sono inquinati per ben altre attività che hanno comportato negli anni veramente situazioni di, diciamo di cambiamenti dell'ecosistema non dovuti di certo all'attività di pesca, anzi. E quindi su questo mi permetto di evidenziare questi temi e di far sì che altri inquinanti, e quindi altre problematiche, magari vengano tenute più in considerazione e lì si vada ad agire per far sì che il nostro ecosistema venga tutelato dal punto di vista ambientale. E l'ultimo elemento, e poi concludo, i sostegni economici. Nell'immediato sicuramente uno su tutti la CISOA, il sostegno economico serve e aiuta ed è dovuto ed è importante. Però, come è stato detto poco fa, i nostri pescatori gradirebbero lavorare e soprattutto i sostegni economici devono essere nell'immediato, ma poi come tutti gli aiuti, proprio per far sì che un sistema non continui, come è stato in passato, ad essere, dico sempre io, drogato, diciamo, da un po' dagli aiuti pubblici, possa anche avere la propria dignità di impresa e quindi poter poi camminare con le proprie gambe. Ma questo può avvenire soltanto con un aiuto sicuramente pubblico iniziale, ma poi la possibilità appunto di poter svolgere la propria attività lavorativa. Grazie. Bene, grazie. Federpesca, prego. Grazie Presidente, grazie a tutti per gli interventi. Riprendo quello che diceva poco fa la collega di Wake Up. Noi crediamo che in realtà la scintilla sia già partita e che negli ultimi anni il settore della pesca abbia dimostrato una maggiore e più consapevole responsabilità nei confronti del proprio ruolo, dal momento che siamo consapevoli di insistere su un bene che è il mare, che è un bene collettivo. D'altro canto, però, abbiamo visto una proliferazione di norme che rende complicata e anche disincentiva diciamo, al rispetto delle stesse, perché sembra che c'è sempre un altro ostacolo da superare. E oltretutto, da questo punto di vista, ci sono state diverse esperienze, alcuni piani di gestione locale che hanno portato dei risultati positivi. Anche grazie al lavoro di questa commissione, il lavoro che sta facendo il Parlamento per l'approvazione della legge salvamare va nella direzione finalmente di riconoscere anche un ruolo di protagonismo e responsabilità del settore della pesca rispetto alla tutela ambientale, e la scintilla è partita anche perché siamo in un momento, diciamo, di così grande difficoltà che, come dicevano prima i colleghi, siamo anche di fronte, diciamo, in un momento di grande compattezza del nostro settore, delle organizzazioni datoriali, delle organizzazioni sindacali, e questo, diciamo, nella tragedia è un elemento positivo che tutti noi dobbiamo utilizzare con grande responsabilità e professionalità. Aggiungo semplicemente una cosa: ovviamente non intendevo dire che la CISOA non ha un costo per lo Stato, è chiaramente, diciamo così, inevitabilmente si estende però finalmente una tutela ad un settore che era sempre stato escluso e che ha una caratterizzazione, diciamo, molto peculiare dell'interruzione dell'attività di pesca. Volevo però dire che il fatto di inserire tra le causali anche il fermo biologico, che, come ricordava prima il collega Ferrari, garantirebbero, diciamo, davvero un'utilità a questo strumento, è a invarianza di risorse, perché comunque noi avremo un limite massimo di giornate, come in tutti gli altri settori, da poter utilizzare. Si tratta semplicemente di individuare le causali
per le quali, diciamo, quell'interruzione dell'attività ha diritto ad usufruire dello strumento. E quindi noi riteniamo che senza questa modifica rischiamo di vanificare un lavoro importante che è stato fatto in questi anni dalle organizzazioni, dal Parlamento e in ultimo dal Governo, che però se non avesse gli effetti sperati sul settore rischierebbe oltretutto di frustrare ancora di più i nostri operatori. Grazie. Bene, recuperiamo Giovanni Lococo, che l'avevo visto, è sparito nuovamente, dov'è? Sì, sono qua. Sentite. Prego, vada. La richiesta dei pescatori attuale, fateci lavorare, dateci la possibilità di lavorare. Non siamo interessati all'elemosina e questo deve essere un aiuto all'elemosina che ci viene riconosciuta dopo 2 anni e spesso per una semplice sanzione ci viene negata. Dopo che abbiamo avuto obbligo di seguire e rispettare quelle regole, non siamo interessati a nessuna elemosina. Se ci deve essere un aiuto, deve essere istantaneo e subito, e non con lunghe attese da 2 anni per una miseria elemosina. Io sfido a chiunque a prendere un elemosina, 540 euro, un fermo pesco obbligatorio, e prenderlo dopo un anno è veramente ridicolo. Aiutate la pesca con i fatti. Fatti concreti nell'aiuto economico che serve al settore dell'elemosina. Ripeto, noi ci contentiamo di lavorare, riducete il costo del gasolio, delle spese, che è un aiuto più concreto di quello che ci viene riconosciuto oggi. Grazie. Bene, grazie. Ultimo intervento, poi l'aula appena cominciata. Imprese Pesca Col Diretti, prego. Gli ultimi minuti a lei. Mi sente? Sì, eccomi, non riuscivo ad arrivare, ho qualche problema. Ma io mi riallaccio all'ultimo intervento. Chi non ne ha, prego. Sì, mi riallaccio all'ultimo intervento del Giovanni Lococo, mi sembra, sì, il pescatore, il quale chiede ovviamente di poter lavorare. In questo indirizzo va la richiesta che noi più volte abbiamo presentato, quella di poter svincolare le giornate di pesca dalle rigidità settimanali, dalle rigidità del calendario. La possibilità di slegarle significa recuperare reddito, significa recuperare attività. Oggi abbiamo parlato di strascico e lo strascico è quello che è più vincolato a queste cadenze settimanali di attività. Fermarsi il sabato, il venerdì, a volte in Adriatico, anche il venerdì, sabato e domenica, con cattivo tempo significa perdere giornate. La possibilità di recuperarle riporta reddito nelle casse delle aziende. Questo chiediamo e su questo spero che l'amministrazione ci possa seguire anche partendo dal budget di giornate annue. Grazie. Bene, grazie, vi ringrazio ancora e attendiamo eventualmente i vostri documenti aggiuntivi. Buona giornata a tutti, dichiaro conclusa questa audizione.